Bentornati all'appuntamento con l'informazione di atvreport.it. Tanta gente e commozione oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Maggiore per i funerali del giornalista tifernate Enzo Rossi. Nessuno è voluto mancare all'appuntamento per l'ultimo saluto al settantenne deceduto dopo essere stato investito il 22 aprile mentre attraversava la strada in Viale Vittorio Veneto. Ed è nata a Città di Castello una nuova associazione di volontariato che si chiama I Fiori di Lillà. Lo scopo è quello di aiutare le famiglie bisognose dal punto di vista economico, ma non solo, del territorio. Ed è inaugurata da inizio maggio il nuovo reparto di RSA all'ospedale di Umbertide. Questa mattina il direttore generale dell'USL Umbria 1, Giuseppe Legato, ha visitato la struttura assieme al sindaco di Umbertide, Marco Locchi. E domani, 9 maggio, si inaugura a Pistoia una nuova mostra dedicata a Alberto Burri. Infatti la città toscana non ha voluto mancare ai festeggiamenti per il centenario dell'artista tifernate. Queste e tante altre notizie le trovate nel nostro sito internet www.atvreport.it.